Amici di ZTL, benvenuti a Sanremo, siamo nella Città dei Fiori e più o meno casualmente ho il piacere, l'onore e la gioia di incontrare una persona spesso protagonista dei nostri articoli. Gianni Testa, il maestro Gianni Testa, responsabile di Joseba Publishing. Posso definirti il re dei talent scout? È un po' tanto forse, no? Sono un lavoratore dello spettacolo, va bene. Mi occupo sia dei giovani che dei big, però io per i giovani ho una passione incredibile, perché vedere crescere questi fiorellini e vederli sbocciare per me mi dà una grinta e un'energia pazzesca. Cioè avere a che fare con il talento già affermato è un servizio, invece vedere sbocciare i giovani è qualcosa in cui tu devi mettere la tua anima, oltre che il lavoro. La penso esattamente come te, non per nulla da qualche tempo ormai mi occupo soltanto più quasi esclusivamente di emergenti, perché trovo che, diciamo così, big o presunti tali siano arrivati a un livello oltre il quale, cioè, tanti non hanno più niente da dire, ma con i giovani c'è sempre da lavorare. Tu fai parte anche della giuria, tra l'altro, di quelli che scelgono le nuove proposte, e quindi quest'anno c'è questa novità, peraltro già introdotta, confermata. Cioè non ci sarà la Sanremo Giovani, ma i tre giovani. Come giudichi questa... Io quello che sto dicendo già da quando sono in commissione a Sanremo dicevo la stessa cosa. Secondo me manca una fetta, perché ci sono i giovani e i big. No, dovrebbero esserci le nuove proposte, i giovani e i big. Mancano le nuove proposte. Se noi fermiamo le nuove proposte, abbiamo fermato quella che è la crescita nuova della musica. Quindi va bene il semi-giovane in pratica, cioè quello giovane d'età ma che si è già affermato. Ma serve anche il ragazzo a cui bisogna dare l'opportunità, la possibilità di varcare quel palcoscenico. Cioè, ci ricordiamo negli anni passati, insomma, da Giorgia, tanti altri hanno fatto proprio questo, il salto da nuova proposta a big. Quindi non è giusto mettere sul Festival di Sanremo soltanto le nuove proposte. E non i giovani e non i big, cioè bisogna mettere tutte e tre le categorie. Tu sei qui anche per un altro motivo, perché a Sanremo non c'è soltanto il festival al Teatro Ariston, ma c'è un altro festival, e vorrei che ci parlassi di questa iniziativa. Quest'anno c'è questa bellissima iniziativa sposata per appunto dal Comune di Sanremo, infatti siamo proprio sul sito ufficiale del Comune di Sanremo, insieme al Vescovo, insomma, della Comune di Ventimiglia. Con il quale abbiamo appena finito la conferenza stampa, che è il Sanremo Christian Music, quindi un altro festival di Sanremo però fatto soltanto di musica cristiana. In un momento così buio, in un momento in cui ognuno di noi ha un lutto in famiglia o dietro l'angolo, in un momento in cui la gente non si è, secondo me, sciolta e non si è, non so se si può dire rabbonita, ma addirittura in qualche momento io vedo la gente che è diventata un po' più ostica, un po' più austera, credo che questo festival potrebbe portare quel barlume di luce, di speranza, che servirà per avere di nuovo quella luce negli occhi che si è spenta. Non c'è speranza là fuori, ed è anche un problema di fede. Senza fede non c'è speranza, non c'è futuro. I giovani di oggi sono privi di speranza proprio perché non hanno più fede, credono soltanto in quello che toccano e in quello che guardano, non riescono a comprendere proprio che è nella fede che c'è la vera vita, tutto il resto è solamente un passaggio che diventerà cenere. Dopo una cosa del genere viene difficile proporre un'altra domanda, ma ci provo per concludere, per non rubarti ulteriore tempo. Proprio per speranza, al di là della fede, un consiglio, tu che sei, come dicevo prima, un grande talent scout, per, non dico emergere, ma per farsi conoscere, per poter cominciare un percorso musicale all'interno del mondo discografico. Ma io ho cominciato... Cioè, per meglio dire, cos'è che colpisce Gianni Testa per dire sì, punto su quando qualche cosa colpisce a me è quando leggo carisma, talento e soprattutto la voglia di farcela, quindi quella che si chiama fame, la fame del riscatto. Io avevo fame di riscatto perché arrivo da un piccolo paese, la Calabria, e veramente sono arrivato a Roma con le valigie di cartone in mano e non avevo da mangiare, mangiavo il gelato di McDonald's, il tramezzino a pranzo quando potevo. E avevo già fatto tante cose perché da piccolo già ci provavo, viaggiavo tanto, facevo Castrocaro, tante cose, però a un certo punto ho deciso proprio di traslocare perché la Calabria non mi poteva offrire quello che avrei voluto fare nella vita, e quindi me ne sono scappato. La potevo pagare cara come potevo riuscire.
riuscirci, però ho detto no, io ci devo riuscire perché ce la metterò tutta ed è quello che faccio tutti i giorni. Mi alzo alle 7 di mattina, rispondo al telefono a tutti, rispondo a tutti i messaggi, a tutte le telefonate, a tutte le email che mi inviano e cerco di dare una parola anche soltanto di conforto, magari a un ragazzo che ha bisogno solo di quella parola, non per forza di una produzione. Per il momento finisce qua, la prossima volta che ci incontriamo staremo almeno una decina di ore a chiacchierare, a parlare di musica, perché sei un carisma incredibile, Gianni. Grazie. Testa, e ci siamo conosciuti finalmente di persona e devo dirti che sono veramente onorato di questo incontro. Grazie per tutto il servizio che fate per i ragazzi, perché non è dovuto, e tutto lo spazio che date ai miei talenti e anche a tanti altri è qualcosa di straordinario. Grazie. Gianni Testa, Lele Boccardo, Sanremo, Festival 2022. A presto.